non dovrebbero dare fastidio perché avendo fatto le prove, esatto, avendo fatto le prove non dovrebbero dare fastidio. Ok, allora, un If I attimo che remember right, riprendo. the old mansion's out past the woods. Devo riprendere familiarità con i comandi che già ho dimenticato tutto. Che bello misto Prince of Persia. Va bene, ok, penso che. Ah, vero che posso cambiare i Keyblade. OP. Già me l'ero dimenticata questa cosa. Allora, dovevamo andare dalle fogne. Che poi tra l'altro devo anche cercare di capire se posso sistemare. Devo capire se posso sistemare sta PS4 perché fa un casino della Madonna. Io non so se voi effettivamente sentite tutto sto casino. Vabbè, sì, addirittura. Che è proprio sprecatissimo. Però ok. Andiamo avanti. Ciuf ciuf. Un culo, volevo aprire. Vabbè. Sì, vabbè, ciao. Io volevo aprire il baule, mi ha fatto di tutto tranne ciò che mi interessava davvero. Oddio. Siamo arrivati alla vecchia villa. Oh, che cazzo. Let's see. No, da come si faceva la foto? Ecco così. Vediamo se c'è altro. E questo perché mi fisso che io devo andare da tutte le parti, sennò col cazzo che l'avrei trovato qua. Dai, però è assurdo. Ce n'è uno sulla porta di legno delle fogne, eh? Ah, guarda qua, vero. Madonna, sbaglio sempre. Sì, vabbè. Sarà un casino trovarmeli a cercare tutti. C'è Winnie the Pooh? No, ma non può essere Winnie the Pooh. Che cazzo dico? What do you think they're up to? Ah, Ratatouille! Look on that branch. The Heartless have him surrounded. Oh no! Yeah! Pezzo di merda. Yeah.
Gross. Dai, sali, cretino. Madonna, che casino. Non si capisce più niente. Sì, sì, lo so come funziona. No, dovevo prendere le cose. Vabbè, le prendiamo dopo. Well, take care. Whoa! Lucky! That little feller's parked on your head! An automata. Would you cut that? Whoa! Huh? Sarah! You've been hijacked! You know, maybe he wants you to pick up the fruit for him. Okay, that's fine, but I can do it by myself. I just need to collect the fruit. Right then. Cioè, è una cosa assurda, ti prende per i capelli e. So, what are you gonna do with all this anyway? Tipo God of War quando c'erano i ciclopi. Huh? Hm? Oh. Well, okay. You be careful going home. See you around. Come dovrebbe portarla quella frutta da solo? Poverino. Next stop, the mansion. Yeah, that little feller sure seemed happy. Yeah. Yeah. Forziere. Vero che c'è la mappa, cerchiamo di esplorare bene. Perché non voglio lasciarmi niente. Bravo, grazie per avermelo detto. No, minchia, sbaglio sempre. Quindi altro portafortuna. Faccio un altro forziere. Ovviamente. No, vai alle spalle. Sì, ma questa telecamera non si capisce un cazzo. Forse spruzzi non lo voglio fare, perdo troppo tempo. E invece lo faccio lo stesso.
No! Vabbè, sì. Questa cosa è fallata comunque. Che prima mi segnala il forziere e mi attiva lo stesso lo scudo. Allora, faccio qualcos'altro. Sì, bene. Facciamo un altro forziere. Poi beh, non penso ci sia altro. Anche perché la mappa è questa. Di ritorno magari controlliamo meglio. I see it. That building up ahead. Facciamo attenzione, magari c'è qualche lucky emblem qui. I bet you there's a lucky emblem. Eccolo. Immaginavo. Nice. Non lo immaginavo troppo. Ormai ogni 10 metri mi viene la paranoia di guardare se ci sono i lucky emblems. Tipo, non mi stupirebbe se ce ne fosse un altro anche qui, tipo. Sì, infatti è vero, ora tengo la catena regale però. Non si può andare. Ok, non penso che ci sia altro. Ricordi? Eccolo. What do you think, guys? This place is even creepier than I remember. Well, they do say that this mansion is haunted. Hey there. Thanks for the heart attack. Oh, what? Did I scare you? Our bad. So how did it go? Did you get any leads? Boy. Nope. Afraid not. The asking around thing was a total bust. Non dovrebbe ricordarla la villa. This old mansion is our last hope. Cioè, dovrebbe conoscerla la villa in realtà. You guys ready? Another Twilight Town awaits. Perché quella reazione? Yeah. Here we go. E appunto, avendo Roxas dentro di sé, dovrebbe conoscerla la villa, quindi non dovrebbe esserne così sorpreso. Che ha fatto quella faccia un po' tipo strana. Cioè, hai ricordi che comunque la villa la conosce. Infatti si è visto Roxas che praticamente si è interposto da sola. Oh man. The transporter's been protected. Protected from what? I guess from us. We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then.
And this is now. And there's no other way? None that I know. Great. But, huh? Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah, but how'd you know that? I was tinkering with Ansem's computer. You know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Oh, yeah, the log terminal. You don't know what he said. Oh, and what, you do? I know I haven't got a clue. Then, who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so I can't run it. Which program? The transporter to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A datascape? Fellas! Mm-hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Sharing is enabled. Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great. I can't computer, so do that. Glad you're following along. Don't worry, we'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget... A bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was recompleted like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. E beh, l'ha ucciso, grazie, è sparito. Vexen Zaldin. They went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Oh no! We got work! I totally forgot! Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Oh, I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah, see ya, Hainer. Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Oh, and since I'm manning the computer here... You guys are in charge of earning my share. No pretzel for Pence. Hey. Vabbè, devono andare da qualche parte, no? Non li possiamo mandare a fanculo. C'è
Che poi comunque Vexen non possono trovarlo. Cioè, ormai Vexen è via, è andato. So, what's next? Want to go back to town? Il meme trailer? No, in realtà non l'ho visto. Lo dovrò recuperare. Ecco, vediamo qua la sorpresa. Vediamo chi spunta qui. So, you think you can bring Roxas back? Che è Xigbar? Ah no. Handsome! Xemnas! Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Handsome and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh, yeah! Yeah! You tell him, Captain Goofy! In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas's return, of course. You wish? He'll never answer to you again! Still so blind. A nobody is what's left behind when one gives his heart to darkness. There is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Sora, have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on then. The shadows are never out of reach. E quando partono le host. Set your heart free. Wait! Sora! It's not darkness. Not if it helps him. Try this. Here we go. Grazie per il follow, Rei Miyamoto 22 love, grazie per il follow. Beh, oddio, le prime host che ricordo sono in realtà tutte del 2. Herc said. He said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me?
Donald? Goofy? Huh? You betcha! I don't know what Ansem and Xemnas want, but I think we better tell the others to watch out. Yeah. Okay, then. Let's head back to town. Beh, oddio, se lui dovesse estrarre nuovamente il suo cuore, sarebbe un casino. In realtà, quindi non so. Cioè, non so in realtà quanto possa convenire. Cioè, che lui si sì, vuole far uscire Roxas, tutte le buone intenzioni, ok. Posso anche essere d'accordo col tuo ragionamento, ma... cioè, a che prezzo? Cioè, teoricamente è come se dovesse dividere il suo cuore in due. Per farli coesistere. Perché altrimenti non... cioè... Anche se però in realtà... allora, Roxas in realtà... allora, se noi dobbiamo essere, diciamo, tecnici, giusto? E dobbiamo analizzare la cosa dal punto di vista logico, Roxas in realtà non può avere un cuore. Ok? Cioè, Roxas non può avere un cuore, se dobbiamo analizzarlo dal punto di vista logico. Quindi, come fa a sviluppare un cuore un nessuno? C'è qualcosa che non ci stanno dicendo. Anche perché in realtà non sarebbe neanche il primo, paradossalmente, se così fosse. I trofei davanti il portone. Aspetta, davanti al portone della villa. Dici il portafortuna? Questo qua, sì, l'ho preso. Sì, nessuno possono sviluppare un cuore, va bene, posso anche starci. Che comunque teoricamente anche Xion ne è la prova, almeno in parte, che comunque Xion è stata creata per un altro motivo, però ok. Sì, ho capito, però dico, mi pare un po' troppo semplice il fatto che comunque si possa sviluppare un cuore solo stando con i tuoi amici. C'è qualcosa in più. O sono io che non mi sto ricordando effettivamente qualcosa? Il che potrebbe anche essere, perché è normale, cioè ci sta. Perché se già magari me lo interpreti come legame, allora sì.
Come legame, allora sì, posso anche accettarlo. Esatto, però Xion, per esempio, è stata creata con il cuore di Sora, non con un cuore che si è sviluppato a parte. Cioè, questa è la mia... è la mia cosa. Cioè, io potevo capire... non lo so, Xion veniva creata con... non lo so, da un cuore... cioè, veniva creata soltanto con un contenitore vuoto, e poi lei stessa da sola sviluppava il suo cuore. E poi, vabbè, era più una condivisione che altro. Dato che Roxas praticamente è un puttanaio. Sì, diciamo che è un po' tutto... reso... diciamo reso caotico e semplice quando conviene, ecco. Che in realtà non lo so, trovo qualche incongruenza su alcuni principi, però vabbè, sono anche io che sono forse un po' troppo pignolo. Well, bless my bagpipes. It was you laddies who rescued my chef. No, no, di come ritornano no, perché come ritornano non lo sappiamo. Didn't he sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Cool. How are you, Uncle Scrooge? Oh, hello, Sora. You're looking hale and hearty. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Why did you have to say that? So, Uncle Scrooge, what's that you were saying about a chef? Oh, right, right. The chef of me bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. Hmm, what is it? Wow! Cake! Hmm? The whole cake? It's for us? Huh? I mean, settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? Oh! It's you! Uncle Scrooge, you opened the bistro in Twilight Town. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So, I thought... Che poi come fa un ratto del genere a cucinare, cioè? And I financed the whole operation. Boh, okay. Ooh, I think he wants to cook some more for you. Fetch some ingredients, especially anything unusual. That'll be fun, kind of like a scavenger hunt. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of Little Chef's food. That tart sure did look scrumptiously delicious. Okay, the ingredient hunt is on. Ma io già ne ho preso un bordello di ingredienti. Nel suo bistrò il piccolo chef trasformerà gli ingredienti che hai raccolto in piatti deliziosi. Se consumi piatti preparati dal piccolo chef, i tuoi parametri miglioreranno. Ah, vabbè, sì, classica cosa. Le ricette disponibili al bistrò, ok, in base agli ingredienti che raccogli. Easy. Indeed, you know. Guess we're still short. Let's keep searching. Ci manca ancora qualcosa? Ah, li devo riprendere. Cioè, devo trovarli qua in giro. Ah, no, aspetta, ma gli ingredienti qua si trovavano dentro questi qua, dentro i contenitori.
esatto, dentro i cartoni cinesi qua del takeaway. Quindi basta che cerco quelli e trovo gli ingredienti. Allora, qui sopra doveva essercene un altro, se non erro. Eccolo. Poi qui ce n'è un altro. Poi un altro l'avevo visto qua. Dai, non sono male come memoria fotografica. Poi ce n'erano qua. Ce n'è un altro. Sì, vabbè, tipo il cartone takeaway del cibo cinese, praticamente. Vediamo dove ce ne sono altri. We can't leave. Little chef still needs our help. Sì, lo so, lo so, lo so. Sto cercando. Sì, sì, già l'ho fatto, quello con i piatti l'ho già fatto. Ecco, qua c'è un altro. Just imagine the yummy stuff little chef will whip up with this. Questo l'ho già preso. Quello l'ho già preso. Ok, devo spostarmi da questo lato, sicuramente ce ne saranno altri. Qua l'abbiamo preso pure, il Lucky Emblem. Ma di qua ci posso andare, eh? No. Allora, quello l'abbiamo preso. Allora, vediamo da qua. Ecco, là ce n'è uno, ma quello l'ho preso? No. Perfetto. Mi manca l'ultimo. Questo l'abbiamo preso. Magari è qua vicino. Sì, vabbè, immaginavo che raccogliere tutti gli ingredienti mi dessero qualcosa. Beh, ovvio, come tutti gli oggetti, tutte le cose, vabbè. Nulla di nuovo. Vecchi ricordi di Kingdom Hearts 2 che riaffiorano. Dai, manca l'ultimo, dove cazzo è? Questo l'ho preso, quello l'ho preso. Quello l'ho preso pure. We can't leave. Little chef still needs our help. Oh. Ah, qui l'abbiamo presi tutti. Questo l'abbiamo preso. Non è che ce n'è tipo uno qua vicino che magari non mi viene da. Ah, questo l'ho preso. Quello lì l'abbiamo preso. Qua non ci possiamo andare. Quello lì l'abbiamo preso. Aspetta. Ma vaffanculo. Giustamente non era un altro contenitore di cibo cinese. Era un cesto di frutta. Hey, guys! Oh. Painter, Olette. Hey, boss. Done with the posters. Uh-huh. Hey, good work, kids.
You guys work for Uncle Scrooge here at the bistro? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Ah, questo è il minigioco? There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. You download this, Uncle Scrooge? Of course, laddie. Provide a bit of entertainment, and then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry, and eager to spend their money. Uncle Scrooge. Gosh, he sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh yeah, I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously. Oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of them for us? You have to leave again? Mm-hmm. But we'll definitely. Dai, bello, un altro pianeta, cioè, sì, un'altra storia. Slow down. Sorry. Un altro mondo. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost, but Donald and Goofy, Kyrie, brought me back by wishing with all their hearts. Mm-hmm. So, I was hoping the three of you would do the same. And wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence too. Thanks. Mm. Xigbar. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes, just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Huh. Nostro aiuto. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Ah. La Terra dei Giganti, un gioco del regno classico per giocare dal tuo gummifono. Xigbar in realtà è importante perché, diciamo, è uno che non è Xehanort praticamente. Perché la nuova organizzazione 13 è tutta composta da Xehanort. Ed è praticamente forse lui, Xigbar. E chi altro? Balestre doppia bazooka magico. Stella azzurra. Grazie alle fusioni il Keyblade di Stella azzurra può trasformarsi in un'arma per il combattimento a distanza chiamata balestre doppie. Tieni premuto R2 per prendere la mira e sparare automaticamente una scarica di proiettili contro i nemici. Ok. Allora, innanzitutto però lo dobbiamo equipaggiare. Poi, abilità cosa abbiamo? Colpo finale, trottola finale. Sì, vabbè, ci sono Vanitas e PM Haste, buono. Eh no, però aspetta, Combo Plus. Disattiva la ricarica quando esaurisci PM. No, questo per ora no.
Questo magari col berserker tornerà ad essere utile. No, questo no. Tesori. Ah, questo è il minigioco. Vabbè, ma lo faremo poi. Non c'è bisogno di fare altro. No, ma me li ricordo quelli che sono i nuovi membri dell'organizzazione 13. Solo che non mi ricordo il nome, i nomi. Magia, legami. Ho sbloccato anche energia. Allora, aspetta. Ecco, abbiamo portato gli ingredienti, bravo. Ah, non c'è berserker, peccato. Vabbè, allora non ne avrò bisogno completamente. Ecco, Marluxia e Laxen, esatto. Is the food ready yet? Huh? Ah, ma qua c'era la cosa che dovevi cucinare, vero? He hasn't started? Huh? Whoa, whoa, hold on. Hey, hey. Oh no! Oh, whoa! Would you You're gonna make me cook? No, che palle. Perché devo fare i piatti, sì. Madonna, che rottura di coglioni. Usa immagina pepe per condire con stile. Alterna tra L e R quando gli anelli si chiudono per macinare il pepe. Dovrei finire di cucinare prima che scada il tempo a tua disposizione. Che cazzo? Non ho avuto neanche il tempo. Ah, ma tu sprechi gli ingredienti? Minchia. Ma perché? Scusami. Lo premo a tempo. Ah, prima che si chiuda. Ah, io aspettavo che si chiudesse il cerchio, invece no. Ah, ok. Ah, io infatti aspettavo. E invece non devi aspettare. Facciamo l'uovo? Va bene, proviamo l'uovo. Vediamo, bestemmiamo un po'. Rompi il guscio delle uova con abilità. Inclina LR verso l'esterno per fare pressione con delicatezza. Se non farai attenzione combinerai un disastro. Una volta che avrai rotto il guscio, premi L1 e R1 per far cadere l'uovo nella scodella. Minchia. Top. Yes, how's that? Ah, pensavo peggio, dai. Buono. Mousse al cioccolato. Ma penso che una volta che la sblocchi, poi le puoi cucinare. Se fai tutti eccellenti, ti dà un Keyblade addirittura. Eccellenti, porca troia. Cuoce alla fiamma alla perfezione. Ruota L per versare. Dovrei usare la quantità giusta. Quando pensi che tutto sia pronto, inclina R per cuocere alla fiamma. Minchia. Addirittura eccellente. OP. Animella saltata plus. Infatti devo formare gli ingredienti. No, vabbè, non dico che non farò tutti gli eccellenti, dico per ora mi interessa cucinarli gli ingredienti, sbloccarli.
vedere che cosa sono, poi con calma, ovviamente fuori dalla stream, mi metterò a fare tutto ciò di perfezionista, eccetera, eccetera. Affetta gli ingredienti velocemente e senza far danni. Inclina rapidamente L per affettare. Quando finisci con un ingrediente, inclina R per passare a quello successivo. OP. Composto di frutta più una. Ok, allora per ora li abbiamo fatti tutti quelli che c'erano da fare, poi man mano che li facciamo, ok, e li miglioriamo. Ah, vedi, quando fai eccellente ti appare praticamente il cappello da chef. Ok, quindi ti fa riconoscere giustamente quelli che poi... Ok, vabbè, per adesso usciamo. Perderò tempo poi nel fare ste cose. Sì, vabbè, ma è ovvio che non c'era soltanto questo, ce ne sono di più di menù. Però diciamo, l'importante è che inizio a formare gli ingredienti, almeno già conosco il piatto. Poi il fatto che tu impari a cucinare meglio rispetto a prima è tutta questione di pratica. No, vabbè, ma me lo immaginavo che non erano solo quelli, cioè erano troppo poche come ricette, non avrebbe avuto senso. Cioè, considerando che già ne avevo sbloccate 4 su un menu che ne aveva quanti? Una ventina o qualcosa di più? No, troppo poco era. E invece così, vediamo. Ah, ma non posso... Ah, vedi, posso... Cioè... Ed in base a quello che ho mi fa carino. Oggetti modifica, no, modifica. Aspetta, ma quindi io già ho tutte queste magie? Quindi ho sbloccato anche energia e Blizzard. Figo. Allora, fammi vedere cosa c'è magari. I Keyblade, i maestri dei Keyblade. Ok, va bene. Ah, vabbè, qua ci sono tutte le informazioni. Vabbè, queste sono cose che bene o male già conosco, quindi non mi interessa. Più che altro. Ah, questo è un riassunto. Il ricettario. Questo è il gioco, ma per ora non lo facciamo, non mi interessa. Approfondimenti, meccaniche, no? Ok. Boh, penso che per ora... Penso che per ora siamo a posto. Minchia, PA 35 addirittura. Aspetta, facciamo così. Aumentiamo la ricarica. Uso oggetti curativi sugli amici. No, questo non mi interessa. Zero esp, no. Ok, questo è già decisamente meglio. Però aspetta, visto che comunque Pippo... No, vabbè, l'anello magico non... Aspetta, facciamo così.
Ah no, eppure vedi, no, mi serve allora. Però aspetta, perché comunque poverino ne ha più bisogno. Pia 3, Pia 5. Con questo arriviamo a 30 Pia. Ok. Questo PM Haste va bene. La magia a te non ti serve in realtà, però... No, però aspetta, poverino in realtà... Cioè, questo gli serve in realtà. Il problema è che gli scende i PA. Sì, 0 ESP e OP. In realtà dovrei fare così per lui. E a te aumentare l'attacco. Però il problema è che per ora... Vedi, lui ha troppi AP per adesso. È uno spreco quasi. Però vabbè, dai, alla fine non sono troppi. Vabbè, per ora va bene così. Ah, vedi, posso visitarlo da qua il bistro. Comunque va bene, mi mancano 2 AP praticamente per Paperino, per quell'abilità. Tipo I'm sorry I left without saying goodbye. Did Master Yensa tell you? Che Kairi? To become a keyblade wielder like you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Sì, creare un gioco di merda ha fatto la tua parte. Brava, Kairi. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first. But I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, I'm not sure. I think I'm forgetting something. Don't know what. Lo sappiamo cosa ti stai dimenticando. I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before, and some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy, but I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee. What? I am. Però perché ha ancora i vestiti dell'organizzazione? Levateli, cazzo. A letter? Yep. To Sora? Technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah. But it's okay. I just like talking to Sora. Even if it's on paper. Huh. Okay.
Oh. Here. Ice cream? No, dai. Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. You know, we did both summon Keyblades. Gotta celebrate. Ora gli viene il flashback. You're sweet, Lee. Nah. Ecco. Si è bloccato. What? No, nothing. I just... You're trying to remember what you forgot? Well, I... Non cosa, chi? Yeah. Il problema è chi. Yeah. Se li tira dal culo. You and me in the ring. You ready? Of course. Don't hold back, Lee. Promise? Oh! Esatto. Non cosa, chi stavi dimenticando? Huh? Are you okay? Lee! Yeah. Sorry. You're crying. What's wrong? Certo che però come fa a avere ancora l'immagine? Lee. I'm gonna go. Sorry. Cioè, il legame talmente forte. Okay, but stop apologizing. Ci può anche stare come cosa, che comunque il legame era talmente forte, però on one condition. Teoricamente what? Non dovrebbe ricordarla più. Call me Axel from now on. Got it. Memorized? Got it memorized? Yeah. Okay, Axel. Gli è caduto pure il gelato. Poverino. Comunque sì, sono d'accordo sul fatto che il legame sia talmente forte che lui in realtà ha ancora quel sentore, no? C'è ancora quella, diciamo, quella presenza, anche se però in viso non si è vista bene, se ci avete fatto caso. Cioè, è un ricordo un po' distorto, perché giustamente in realtà lui non dovrebbe neanche ricordarla più. So this is the place where Aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah, she said he was acting strange. Che qua è dove ha salvato Terra Xehanort, exactly. In realtà non Terra. She sensed darkness in him, and they ended up getting into a big fight. Right, and in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. Esatto. A man calling himself Xehanort. Che era Terra Xehanort. Anson the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. Esatto, quando si trasformava. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Yep, she did. The problem is, we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam? When Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless, and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men?
It's because Xehanort was using a different body when the split happened. Esatto. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. Esattamente. No way! That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Sì. Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's because Master Xehanort's collecting vessels. He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep. And Merlin too. Yeah. Anche perché se Terra fosse lo stesso di Final Mix 2, vi apre come una scatola di croccantini per cani. Da qui puoi salire a bordo della tua Gummyship per raggiungere nuovi mondi. Oppure se senti l'ispirazione creativa puoi usare l'editor Gummy per creare una Gummyship nuova di zecca o personalizzare quella che è nell'Anda. Sono aperte le rotte per dei nuovi mondi. Costruire, ok, per la Gummyship. Vabbè, ma per ora lasciamo perdere. Allora, Olimpo ci siamo andati. Ah, vedi, c'è una sfera del tesoro che in realtà possiamo andare a prendere. Punto di passaggio, questi sono chiusi. Regno di Corona. Scatola dei giocattoli. Ma è Toy Story? No, vabbè, Toy Story tutta la vita. Ciao Alenas. Però prima voglio andare a prendere il tesoro. Ah, ma non ci posso andare? Non abbiamo progetti, non abbiamo niente. Va bene. Infatti ci devo andare mentre esplorando. Io mangio dopo ormai. Kingdom Hearts 3 mi ha intrippato troppo. Veramente lo volevo giocare da troppo tempo. Ah, ma che c'è, una battaglia? Ah no. Mi devo ricordare come si muove. Ecco, così. Allora, se il mio pianeta è... cioè, se noi dobbiamo andare da quel lato, la sfera del tesoro era da questo lato pure. Quindi mentre faccio strada dovrei trovarlo. Ciao Oli, buona cena.
Ah, ecco, ci sono arrivato. Oh! Ah, vabbè, giustamente la battaglia. Non ce n'è un qualche attacco speciale, madonna, troppo scarso. 2 ore e mezza ci stiamo. Dai, stavo andando così bene. Crepa. Sì, ma infatti bisogna potenziare la gummiship assolutamente. Quindi qui volendo si può andare indietro, ma va bene, per ora no. No. Andiamo nel mondo di Toy Story subito. Subito ci voglio andare. Non si deve perdere tempo. Vabbè, già questa è stata lunga battaglia, quindi per forza bisogna potenziarsi. Ah sì, questa parte l'ho vista. Final Fantasy 15 fasullo. Ardyn. Ignis. E Yozora. Noctis. Questa è Luna Freya. La Luna Freya del futuro. Sì, questa cosa l'avevo vista. Ci sono rimasto troppo di merda quando l'ho visto. Sì, lo so che è tipo il trailer di un videogioco in realtà.
Questa parte l'ho vista. Verum Rex. Videogame available. Nah, seduto anche in quel modo. Sì, sì, l'avevo vista questa cosa. Me l'avevano fatta vedere. Fighissima. Ci resti proprio di merda. Chi dici, ma che cazzo è? I was watching that! Sorry. But this is no time for television, Rex. Gotta say, that Giga's pretty impressive. Really? I like his aura most. Morty, what gives? Shh. Are they back? Ah, gli Heartless, giustamente. E tra l'altro questa è stata la stessa porzione di gioco che ha portato la Sabri Gamer con la sua figura di merda, dove non sapeva neanche come si chiamassero gli Heartless. Era 13 anni che t'aspettavo. E poi, come si chiamavano i nemici? No, vabbè. Non ce la posso fare. It's go time. Veramente ridicolo. Cosa fanno fare i soldi? Ai ai ai. Toy box. Che tra l'altro aveva avuto anche l'anteprima mondiale lei, perché giustamente sotto contratto della Disney, quindi poteva avere la possibilità di giocare l'anteprima. E si è vista com'è finita. Veramente ridicolo. Oh my gosh, have we been shrunk? And look at us. You know what the magic is for? We have to protect the world order. Border? I said order. Gorge. Who's gonna protect the order from them? Heartless. Okay, we go on three. One, two. Wait. What are you doing? Who are those guys? Allora, proviamo subito il Keyblade nuovo. C'è tipo anche l'automira praticamente. Beh, oddio, non mi fanno impazzire molto queste doppie balestre. Magari sono io che non le utilizzo bene. Anzi, sicuramente non le utilizzo io bene. Preferisco il controscudo decisamente di più. Domani la live alle 22:30. Se un nemico ti colpisce e ti fa volare per aria, premi cerchio per effettuare un balzo aereo. Ah, sì, va bene, ok. Sì, tra l'altro domani saremo in live per commentare la Square Enix. Non so Jul come è combinata, se c'è, se non c'è. Domani le mando un messaggio in caso. You're Zora! Huh? My name's Sora. Oh. Stay back. For all we know, the intruder sent them. Yozora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought them for him. Ham's right.
Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing, and why Buzz's laser started actually lasering, and all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the Heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You're Sora! You're actually, Sora. My name's Sora. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Che bello il mondo di Toy Story. It's a real honor. Ma non pensavo fosse uno dei primi. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now. And I've already gotten you all the way up to level 47. Bahamut. The Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. Sì, sì, ma a parte i dettagli, cioè, bello, bello proprio colorato, bello, bello, mi piace. Strangers. Conosco Nico no Kuni come brand, ma mai giocato in realtà. Mi piacerebbe giocarli. Mi intrigano. That's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... No. Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz. Woody's right. Noted, but still... Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think? Well, gee, it can't just be a coincidence. Mm. It wasn't always this lonely. One day we woke up. And we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well, there's one thing. One big thing? Huge, sir. What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black... Ciao, Boku, ci vediamo domani. But that would mean... The organization! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. Right. So then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports place him in town, sir, at Galaxy Toys.
then Galaxy Toys is where we're going. Sora, follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast. You seem pretty gung-ho about going. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well, you've got a point, but we've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clone. Che poi guarda quanto è grosso Woody a differenza di Sora. C'è enorme. Of course. Guarda quanto è grande. Okay, let's move out. È enorme Woody. Guardalo. Madonna mia, è una bestia. Allora, qua c'è un forziere. Nel frattempo la musica in sottofondo, hai un amico in me. Questa è la mappa. Che ricordi, mamma mia. La prima volta che vidi Toy Story, tipo... Ero piccolo, ma proprio piccolo. Ero veramente piccolo. Allora, io sono sicuro che comunque qui in giro c'è qualche Lucky Emblem. Oh, intanto qui c'è un bel forziere. Sì, se magari me lo fai aprire. Beh, Toy Story penso che sia un pezzo dell'infanzia di tutti, no? Cioè, non credo... Cioè, è difficile che non si conosca... Penso sia veramente difficile non conoscere Toy Story. Eccolo. Let's see. Lo sapevo che ce n'era uno. Aspetta, abbiamo preso un equipaggiamento? Cos'era? Dono un modello aumentato della difesa e resistenza al tuono. Però non dà AP in più. Vabbè, meglio di niente. Ok. Non credo che ce ne siano altri alla fine nella stessa stanza, mi pare difficile. Magari uscendo ne troviamo qualcun altro, ma nella stessa stanza mi pare, penso di no. Comunque il controscudo è OP da fare schifo. Allora, qui cosa c'è? Ah, sì. Elisir. Questa penso... No, questa non si può rompere. Vediamo. Andiamo dall'altro lato, vediamo se c'è qualcosa. Yeah.
Ma facciamo attenzione perché... Guardalo Woody che prende a pugni. Sì, l'ho aperta la cassa. Con lo schianto aereo. Guarda come volano. Ma che figata. Non l'avevo notato. Ah, madonna. Guarda come volano. Facciamo attenzione se ci sono Lucky Emblem, perché ora a me viene la paranoia di cercare Lucky Emblem tipo dietro le porte, dietro le cose. Qui ci sono anche gli ingredienti, minchia, è un casino sto gioco. È veramente un casino. Qua non c'è nulla, giusto? Non mi pare, ok. Ma no, quanti cazzo di ingredienti ho preso? Ah, vero, perché me ne dà due adesso col coso. Allora, qui facciamo attenzione. Vediamo cosa c'è qua. Lì ci sono dei... Ok, vabbè, sì, effettivamente è vero, mi dicono le frasi, ah, c'è qualcosa qui nei paraggi, però sai com'è, io mi viene un po' la paranoia. Cioè, se li riuscissi a trovare io per primo, mi sentirei meglio. Questi mi danno un fastidio che si mettono sottoterra. Eccolo, qua ce n'è uno. Se qua troviamo qualcos'altro. Sì, che tanto poi li posso recuperare dopo, quindi non è un problema. Però boh, meglio ne prendo prima, meglio è. Cioè, più ne prendo prima, meglio è. Comunque è veramente bello Kingdom Hearts 3, cioè già ci ho giocato questo paio d'ore e... cioè ci giocherei praticamente tutto il giorno, solo che non posso, cazzarola. Ora in estate che magari forse ho un po' più di tempo libero, sì. Ma...
cioè non posso fare la stessa cosa di Final Fantasy VII Remake, tipo le maratone, tipo 8 ore a colpo. Il fine settimana magari sì, tipo oggi che era domenica, lo potevo fare, ma... Chi sei? Ah, Xehanort. You're from the Dream, the first of the Xehanorts. I'm so honored you remember me. Oddio. Oh no. Vabbè, ma a me già piaceva da prima Kingdom Hearts, cioè io li ho giocati gli altri. Look out. Questo non lo potevo giocare perché non avevo la PS4. Adesso che ce l'ho, minchia, lo voglio giocare. See how they bring him to life? Like heartless and nobodies, they fit together. Enough! Why are you doing this? There's a darkness we are missing and must reclaim. The way hearts connect in this world can provide us with a clue. So we made a copy of the world, and then pulled those hearts apart. I wonder how you'll handle the strain. Wait, what does that mean? Don't let me down. Well, oh no! Buddy, what is going on? Is this boy a friend or foe? I think we've got our answer. Yeah, if the Heartless know how to do it, there's no reason you can't. Do what? Huh? Brilliant. I'm on it. Oddio. Quando sei a bordo di Deus L per muoverti, mira con R. Ah vabbè, come... Come col visore. Stessa identica cosa. Posso dare anche il pugno, guarda che figata. Ancora vivo? Ah, hanno la barra! Vabbè dai, easy. Pensavo decisamente più difficile. He was being controlled? He wasn't just switched into battle mode by accident? Buzz? It's nothing. I'm confused. Hmm? That guy in the black coat, did he say he made a copy of the real world?
What's that mean? Ecco. It probably means they split this world in two. Your friends in one world, us in the other. Only one of the worlds is real, and the other is just really convincing. You can't be serious. Oh, that's right. You're from a video game. Well, maybe in your game, that's how things work. But here in reality, you can't split worlds. Huh? Well, this is ridiculous. Hey. Woody, let's go. I admit, it does sound just a little far-fetched. But say we have been taken to some kind of alternate world. That would explain why your laser's real. And is it really that crazy? Worse than evil emperors and protecting the galaxy? Any of that ring a bell? Point taken. But that just means these strangers are part of the delusion. And I say it's time we parted ways and went home. Thought we were friends, not strangers. Look, I get that it seems weird. But we know something's wrong with this place. We should stick together. Sora's right. They helped with the intruders, so they might help find our friends. They have been there for us so far. You can't deny that. Come on. Every toy deserves a fair shake. Am I right? Tell it to that toy over there. Sheriff, sir! Huh? Rex has just been dino-napped! What's that? My men saw him get hauled up to the second floor, sir. And him and the aliens are MIA. Come on. We have got to find them. Please, let us help. Yeah! Well, Buzz? Do you really think we can save our friends on our own? We didn't get very far before. We gotta take all the help we can get. Don't worry. Sora can be reckless, and Donald grumbles a lot. It's true. You can trust him. I suspect you do. It's true. Huh? He does? See, they don't seem bad. Am I right, Buzz? Okay, fine. We do need the extra help. But just so we're clear, I remain skeptical about this. I'll work with you till we find our friends. Okay. Thanks for the help, Sora, Donald, Goofy. Boom! Our troops will return to the field, sir! Che figli, soldatini che si muovono, tutti così. Comunque, Buzz, un po' antipatico, eh? This ascent is gonna be rather tricky. Too bad we're not strapped to a rocket, huh? Hey, think we could use that? Oh. It's perfect. Come on, guys. Sì, è un po' un pezzo di merda in realtà. Ma qui mi serve la mappa. Non ce l'ho la mappa qui. Cioè, c'è salvataggio ma non c'è la mappa? Devo trovare la mappa prima. Oh, questo è un Lucky Emblem. Let's see. Eh sì, sto colpo ci sono arrivato da solo. A meno che, dato che il mondo è stato praticamente doppiato, questo non è il vero Buzz. E quindi noi ci stiamo praticamente associando a un Buzz che non è quello originale. Anche perché il Buzz originale non direbbe determinate cose.
Cioè, sì, va bene. Buzz era un po' particolare come giocattolo all'interno del film di Toy Story. Però una volta che poi si è affezionato a Woody, cioè qualsiasi cosa gli diceva Woody, lui l'ascoltava. Non aveva questi dubbi. Cioè, se Woody gli sta dicendo ci possiamo fidare di Sora, perché Buzz ancora continua a rompere i coglioni? Cioè, non è da Buzz. Sali a bordo. Cioè, almeno per quello che posso pensare, così su due piedi. Che comunque è brutta questa cosa di Buzz, molto... Cioè, ti stiamo aiutando. Ti stiamo dicendo che sappiamo... Cioè, sappiamo come sconfiggere il nemico. E tu ancora continui a cagare il cazzo. Cioè, sei un po' stronzo. No, non voglio sapere nulla. Dico, queste sono idee che mi sto facendo così, su due piedi. Perché mi pare strano che anche Xehanort mi abbia detto: ah, abbiamo diviso il mondo in due. Lucky Emblem. Let's see. Se vi levate, magari. Yes. Cioè, boh, non lo so. Sì, ma in tutto questo la mappa non c'è. Non ho modo di prendere la mappa, forse è dall'altro lato? Vediamo, qua ci sono altri Lucky Emblem? Forse no. Allora, vediamo di qua, dopodiché basta. Boh, vabbè, per ora non c'è nulla qua. Penso di aver visto abbastanza. Say, this looks like a way in. Ah, ecco, vedi, forse è qua. Oh, perfetto. Così posso controllare effettivamente. Three rails. Yeah. And each one leads somewhere different. Va bene. Esploriamole tutte. Minchia, dove sono andato? In quella più alta, giusto, giusto. La primavera. Oh, un minigioco. Ah, ma qui non c'è nulla. È solo questo. Boh, vediamo se c'è qualche Lucky Emblem. Esploriamo un attimo. Giusto perché siamo saliti fin qua. Ma non si può premere. Va bene, scendiamo. Poi andiamo qua. Ecco, qui già la situazione è diversa. Oddio, ma ci sono quelli enormi? Come faccio? Cioè, li posso sconfiggere anche se non sono... Dai, sì, gli faccio danno, pensavo peggio. It's over.
vabbè, pensavo decisamente. Ah, a parte che qua, vedi, posso entrare qui. Giusto? Ah, vedi? Posso salire qua. Ah, non mi interessa. Qua ci sono ingredienti. Sì, li ho visti gli ingredienti. Figa la cosa che comunque gli ingredienti sono o praticamente nei cespugli. Ah, vedi, posso salire anche qua una volta che lo sconfiggo. Sui palloncini. Vediamo. Ah, che hanno la voce con l'elio. Figata. Ci sono ingredienti. No, ma non voglio andare qua, aspetta. Prima devo esplorare. No! Fatemi esplorare. Non voglio andare avanti. No. Sì, vabbè, però tu anche tu scemo, Rex. Cioè, è una coda viola. Rex, che è verde. You sure you saw him? Yes. He just... Shh. Do you guys hear something? What's that? Something feels wrong. Oddio! Che boss? Manco il tempo? Sì. Another toy's being controlled. Anche la musica già. Buzz, you sure? If it wanted to play nice, then it should have stayed away from my friends. Ah, però vedi, Buzz si è... Forse sta capendo che effettivamente siamo buoni. Oddio, ma quanti cazzo sono? Oh, che è sto casino, aspetta. Oh. Ah, vedo, posso fare danno col razzo. Planare con stile. Vabbè, però non mi date il tempo, bastardi. Ah, vero, devo premere la tasto attacco. Oh! Merda. OP la fusione, però. Madonna mia. Fusione furore OP. Effettivamente è vero, potevo usare le balestre. Oh.
What's this? Oh no! What did I do? Nice moves, Rex. That was great! Great? Really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex. We couldn't look away. Hooray! Oh, that makes me so happy. Were you watching too? Did you see what I did? I was going for fearsome, listen, but I think Rex, I might have actually achieved something close to Earth terrifying. To Rex. Do you know where the others were taken? What do you mean? Did something bad happen? Back to square one. Oh, great. Huh? Sarge, have you got a status report? Sir, one of my men just located Ham, forward of our position, in babies and... Non ha di bebè. The corporal was debriefing him, but something must have gone wrong. All radio contact has been lost. Anything more specific we can go on? Right before I lost contact, I heard music with some sort of sonic interference. Music? You think it could be the Heartless? What if it's another big monster? Let's find out. I agree. Actually, I think I'll head back and wait by the entrance. I'm sure those vents are going to be much too narrow for my big dinosaur tail. Really? I'm sure you'd fit. Rex is right. Besides, we need a lookout at the entrance. It's an important mission. Can you do it? Yes, sir! ok, però... Oh, guarda che bello! Allora, però aspetta, non voglio esplorare troppo. Allora, qui c'è un ingrediente. Cioè, nel senso, voglio un attimo esplorare in giro, perché così... Qua ci sono un sacco di cose che bisogna guardare, perché noi siamo entrati da qua, ok? Sono anche d'accordo su questo, però bisogna vedere se effettivamente ci sono altre cose che dobbiamo... Allora, qua non mi pare che ci sia altro. C'è un mini giochino che mi fa uscire il forziere. Quale, questo? Cacchio. Ah, comunque ho capito come si gioca. Spammiamo, easy. Cioè, non c'era molto da capire. Oh, attacco plus. Carino. Allora, vediamo se qua c'è qualcos'altro nel frattempo. Ma... Dissidia! Dissidia Final Fantasy NT, ma che figata! Let's see. Odino, Bahamut e Ifrit. Beh, una foto qua gliela facciamo lo stesso. Ma che figata! E c'è anche Leviathan, guarda! Ramu! Vedi Leviathan? No, ma che bello!
Odino, Ifrit. Minchia, 99. Quanto cazzo costano? Alexander, 128 dollari. Ma che cazzo? Madonna mia, quanto costano. Cioè, a me piacciono le action figure. Sono pieno a casa, ma... addirittura così tante... cioè, addirittura così tanto non credo che... cioè, non credo che spenderei... Oddio! Udi, mi ha fatto spaventare. Mi sei spuntato così davanti. Aspetta, lì ho visto un forziere, eh? Sì. E come ci devo andare? Da qua, penso, giusto? Sì, ci devo andare da qui. No! Ah, quindi aspetta, queste cose che girano sono utili. Mi servono per arrivare in altre zone, vediamo. No, però non credo che da questa zona ci sia qualcosa. Perché qui dove mi porta? Da questo lato. Da questo lato che già ci siamo stati. No, ok. Questo non c'è nulla qua. Va bene, non penso che ci sia altro qua da guardare. Ecco, vedi? Bauletto. Io purtroppo su queste cose sono abbastanza malato. Perdonatemi se vi faccio perdere un po' di tempo, ma... cioè, se ho la possibilità voglio esplorare subito. Allora, qui è dove siamo... allora, qui è dove siamo arrivati. Però c'è anche un'altra cosa da dire, che è praticamente... che praticamente ma non mi posso spostare, cioè devo stare fermo qui come un totem. O sparo praticamente. Cioè, o sparo o mi muovo praticamente. Vuoi spostarti? Perché allora non mi sposto? Cioè, rimango lì fermo. E ci sono ingredienti. We find some ingredients around here. Evita le bacche rotolanti e sbatti contro i budini. Ma che figata! Ma che... no. Minchia. Merda.
No, non mi colpire. Che dribbling, attenzione. No! No, 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 non me li fare cadere. Cattivo, oddio. Ma vaffanculo. Stavo andando così bene. Guarda come mi insegue questo stronzo. Che bastardo. Ah, vedi, a tutti i punti mi dà qualcosa. Figata. Cosa mi dai? Dai, ho fatto un bel punteggio. Attrazione estesa. Fragola. Ah, tutto qua? Però è un'abilità quella. Attrazione potenziata. Aumenta la frequenza degli indicatori chance quando usi le attrazioni. Attrazione estesa. Fendente rapido. Balzo aereo. Ok, bene. Questo ancora non può fare. Operazione estesa. Va bene. Qui c'è un salvataggio e direi ne approfittiamo, visto che è da un po' che non salviamo. Evitiamo di fare l'errore che abbiamo fatto lì da Hercules. Allora, non credo che ci sia altra roba qui. Cioè, penso che qui la cosa principale sia il minigioco. E poi tutti questi minigiochi avrò modo di poterli esplorare meglio. Ecco, vediamo ste balestre d'otto, perché non capisco perché non mi sposto. Ah, vedi, ma posso sparare? Ah, vedi, vabbè, così è easy. Ah, così è fuori, così sono OP. Io intendevo col mirino che non mi potevo spostare. Così sì, così sono OP. Devo fare 20.000 punti? Minchia, allora per poco non ci sono arrivato. No, aspetta, ormai proviamoci. C'ero 18.500. Alla fine ho capito come si gioca, non è difficile. Minchia, ero 18.500. No, 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 no. No. No, 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 no. Ah, ma se sbatto è anche, mi fa un problema. Cioè, non posso sbattere neanche. Quindi ho fatto di meno stavolta.
Cioè, anche se sbatto, allora non va bene. Cioè, non è solo se mi colpiscono loro. E allora è difficile. Cioè, è difficile. Finché io poi mi intrippo su ste cose. Cioè, io praticamente non devo sbattere neanche. Non devo sbattere neanche nei muri. Cioè, proprio devo essere perfetto. Cazzo. E vabbè. Dai, però che pezzi di merda che siete. Mi sa che anche che se scatto non è una cosa positiva. Sì, ma non ho capito il principio con il quale mi dai punti, perché anche se li prendo poi dopo un tot non me ne ha dati più. E non è perché sbattevo, perché sì, sbattevo, ma... Cioè, o devo prenderli grossi, nel senso... Cioè, non mi devo soffermare solo su quelli piccoli, dopo un po'. Eppure la torre la fa lo stesso, quindi non è questione di grandi o piccoli. Che vedi, adesso punti tipo non me ne sta dando più. Però il problema è perché non mi dà più punti? Ah, ma l'attrazione estesa me l'ha data già. Sì, già me l'ha data attrazione estesa. Let's see. Cioè, ce l'ho qua. Attrazione estesa.
No, vabbè, ma le balestre sono OP. Comunque, credo che questo sia... No. Ma respawnano ogni volta? Che palle! Cioè, dopo un po' sì, va bene, ti diverti, ma... Minchia quanto mi ha tolto. No, dove mi ha colpito? Madonna mia, che cazzo? Ma porco... Madonna, cioè, ma da dove cazzo mi colpiscono? Cioè, non ho il tempo di girarmi. Cioè, il tempo che mi giro già mi hanno tolto tutta la vita. Ma che cazzo? Che cagata. Poi odio sta cosa che ti palleggiano praticamente. Aspetta, ma ora l'abilità l'ho presa, giusto? Sì. Cioè, mi dà fastidio sta cosa che ti palleggiano e non ti fanno muovere. Allora, fatemi vedere le zone, perché qua... Allora, qui ci sono ingredienti. Anche perché finché è uno solo, il problema non si pone. Però là che sono tre, ti palleggiano, è una bella rottura di cazzo. Allora, qui è chiuso.
Vediamo quanto cazzo di leva. Ma sei serio? Thank you. Poverino inutile come sempre, che non mi cura mai. Crepa, pezzo di merda. Oh. Let's see. Nice. Aspetta che lì c'era un ingrediente che non abbiamo preso. Aspetta, dov'era? Dove sono spuntati tutti quei cosi? Ah, ecco, là sotto. Perché non ho glide? Quanto era bello il glide su Kingdom Hearts 2. Peccato che si sbloccava praticamente alla fine. Cioè, alla fine, oddio. Mentre sei nell'officina, puoi migliorare Keyblade con nuove abilità. P14 qua addirittura. Vedi, questo sarebbe buono per Paperino. Madonna mia. Ah, ma si possono migliorare anche i Keyblade proprio di base. Cioè, vediamo, proviamo. Ah, vedi? Migliora di uno. Che figata. Beh, potenziamo questi. No, aspetta, anche la catena regale. Io sono convinto la catena regale che se si potenzia, mi sa che è quella con più bonus, perché è sempre così. Figo però. Vedi, anche i Keyblade che possono essere potenziati, che sbloccano potenziamenti, diventano più forti, quindi giustamente fanno più danni e quindi di conseguenza subisco meno subisco di meno, ecco. Ah, aspetta, neonati e bebè, no, questa è la zona incriminata. No, aspetta, andiamo dall'altro lato prima, vediamo se troviamo qualcos'altro, perché noi dovevamo andare qui nella zona neonati e bebè, anche se non credo che ci sia altro, perché di qua penso che non ci si può andare, almeno non per ora, perché è chiuso, ma penso che qui poi si aprirà, ma ci sarà qualche boss, penso, dopo, sicuro. Vabbè, allora niente, per ora dobbiamo andare lì.
Ecco qua. Oddio. Poi meccanica, proprio macchinosa la schivata. Ecco, già questo è buono. Porca troia. Che dici, mi curi? Vabbè, guarda come ci devo crepare di nuovo. That was close. Cioè, guardalo, guardalo, guarda. Fuori. Madonna mia. Madonna mia. Che cosa? Ma vaffanculo, va. No, vabbè. È ridicola sta cosa che ti palleggiano. Cioè, sta cosa che ti palleggiano è ridicola. Nonostante io faccio il break e ti palleggiano, è ridicola. È ridicola. Cioè, proprio fatta col culo. Cioè, che mi metti a fare il balzo se poi mi palleggi? Non ha senso. Sì, ma arrivarci a prendere l'arma tu, cioè, arrivarci, non ci arrivi. Ti palleggiano. Proprio letteralmente ti palleggiano. Cioè, proprio senza senso sta cosa. Cioè, non me lo mettere il salto se poi mi devi palleggiare. Non ha letteralmente senso sta cosa. Yeah.
time. Oh, yeah! Ecco, ora che questo qua l'abbiamo fatto fuori. Grazie per il follow, Sans 1805. Ancora. C'è un oggetto. Allora, vediamo se qua c'è l'accio ingrediente. Olio d'oliva. C'è un forziere. Dona un aumento minimo della difesa e un piccolo di tutte le resistenze all'oscurità inclusa. Beh dai, non è male. Ma ogni volta che gliele devo ridare, però. Va bene. Ma scusa, dov'è? Si era. Qui non c'è nulla. Scusa, ma non dovevamo andare qui nell'area per bambini?
Ma per esserci sti cosi. Mi pare abbastanza strano. Cioè non credo li abbiano messi per niente. Allora avevano detto che dovevamo andare qui nel reparto bebè. Però qui non c'è nulla. Dove ho fatto il minigioco? Ma non era quella l'area per bebè. Parametri, gommina. Boh, andiamo. Madonna mia. Allora aspetta, dove abbiamo salvato Rex era di qua. Ma vero, perché effettivamente ero qua e poi me ne sono andato per i cazzi miei. Anche se in realtà ormai sono abbastanza stanco. Aspetta, dove... Ma più che altro voglio sapere dove devo andare, perché io ero qua. Il problema è che non so dove andare, sono proprio mentalmente stanco, non connetto. Che è possibilmente una cazzata, ma... Yeah.
ci sei passato. Ah, là. Sì, vabbè, ma guarda che minchiata. Da, come... Vabbè. Lasciamo perdere. Ah, lì c'è il salvataggio. Ok, così stacco là. Wow, lo palleggi, lo puoi palleggiare. No, aspetta, ma... Il salvataggio dov'è? Era in basso? No. Oddio! No. Woody. Maiale. Aspetta, qua da dove siamo arrivati, giusto? Quindi aspetto. Qui è dove siamo andati ora. Qui non c'entra perché è un'altra strada. Quindi aspetta, io voglio andare in quel salvataggio. Ah no, però aspetta, è giusto. Perché poi c'è la strada che si ricollega. Da qua devo andare. Ah, non l'avevo vista la stradina. Stopped.
Esatto. Topolino autista. Vabbè. Però direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Così vi posso riposare. Domani poi ci vediamo con l'opera Omnia. E discutiamo anche quando portare ancora una volta Kingdom Hearts. Perché comunque, a parte opera Omnia, ormai diciamo che l'unica cosa che porterò in live sarà Kingdom Hearts per ora. E quindi ci alterniamo, facciamo un po' di Kingdom Hearts, un po' di Dissidia e siamo a posto. Comunque ragazzi, io vi auguro buonanotte, ringrazio tutti quelli che sono rimasti con me per questa maratona. Spero che sia piaciuta l'idea, vediamo se avendo il tempo e avendo le energie magari ne organizzeremo un'altra anche più in là. Vediamo, magari per il mio compleanno o diciamo o prima, o il giorno prima o il giorno dopo magari organizzo qualcosa per il mio compleanno e vediamo un po' cosa riesco a fare. Poi niente, per il resto niente, vi auguro buonanotte e niente, vi ringrazio veramente di cuore per essere rimasti con me, per essere passati o in generale per avermi fatto compagnia. Grazie a tutti e magari ci sentiamo su Discord, mi collego un pochino su Discord, anche perché dovrei mangiare, quindi magari si chiacchiera mentre mangio. Bye bye!